E ciao a tutti ragazzi, Milan-Fiorentina, è iniziata adesso? Allora ne approfitto per questi minuti iniziali, sperando che non succeda niente, almeno a sfavore nostro, per ringraziarvi super calorosamente di tutto ciò che è successo in Lazio-Milan, delle 150.000 views che veramente mi hanno lasciato così, poi cioè, in 5 giorni queste... Dall'altra parte Nico Gonzalez in mezzo, tenta la rovesciata, Cabral... Oh, facciamo scherzi eh? Dicevo, di queste 150.000 views, praticamente in 5 giorni per la reaction di getto così allo stadio, vi devo ringraziare. Un abbraccio ai nuovi iscritti, a chi ha lasciato like, a chi ha commentato. Vi do un grande abbraccio che veramente vada a raccogliere tutto. Oggi invece siamo tornati in formato normale, perché il formato normale delle live reaction, ragazzi, è esattamente questo qui. Però devo dire che questa Fiorentina è partita bene e c'è già un giallo per Saponara. Va. Anzi, male. Come Tomori chiede il cambio? Ah no, ok, è fatto così, forse per... Non lo so. Chiedo. Allora, sti ragazzi sono troppo nervosi. Mettiamo le cose in chiaro. Dovete stare più calmi. Bello. Brahim Diaz, Messias. Brahim Diaz. Tiro di Brahim Diaz, attenzione Hernandez. Troppi tocchi! E porta avanti. È tutto fermo. È tutto fermo, che cazzo. Quando c'è quella sensazione che le cose vanno troppo bene, perché ti convalidano un gol, vero? È fuori gioco, sì, sì, chiarissimo. Che poi sono cose che veramente succedono. Nico Gonzalez. Però io penso che quella palla lì, Messias in profondità, avrebbe potuto prenderla anche senza essere in fuori gioco. Attenzione ai calci d'angolo. Simon Legge si prepara ad attaccare Milenkovic al centro con il numero 4. Babiraghi dalla bandierina, soprastato Milenkovic. Oddio, Igor. Passa molto vicino al primo palo di Maignan. Occasione grande per il vantaggio. Lo dissi. Bello lo strappo di Leao. Bello, c'è Brahim Diaz nel mezzo. Gliel'ha data troppo tardi, Teo. Il piede Igor. Sbaglia un gol a porta vuota. Due tocchi in più ha fatto Leao. Beh, di sicuro è una partenza migliore rispetto a quella vista a Roma. Oh, lo buttate fuori, sto male. Ha rotto i coglioni, però, eh. Leao. Leao ha fatto una cosa intelligentissima, che sì! Serve dentro l'area di rigore, Giroud, non ci voglio credere. Trova lo specchio della porta, rifinitura perfetta di che sì, è mancato killer instinct al 9 del Milan. Tolto il gol in fuorigioco, è già alla terza carissima occasione che mandiamo a puttane però. Poi vabbè, Giroud, per quello che ha fatto quest'anno... C'è tanta intensità, tanta elettricità, San Siro. Non ci possiamo permettere di parlare. La partita di andata... Quella persa 4-3, che è stata un po' la partita che ci ha un po' riportato sul pianeta Terra. La chiamai la sagra dell'errore. Ora, io non, con tutta la scaramanzia di questo mondo, non vorrei che anche la partita di oggi debba alla fine essere nominata con lo stesso titolo. Cosa... molto al limite dell'imbuto. No ragazzi, queste cose non le voglio vedere. Queste palle perse a centrocampo non le voglio vedere. Saponara prova a sterzare su Saponara. Maignan. Mamma. Vai, vai, vai via. Vai Brahim. Per che sì. C'erano che sì e Leao, sto scemo che fa nel mezzo, dalla uno dall'altro. La dà dove? Nel mezzo e esce il portiere. Questi errori mi mandano in bestia. Scusate, questi errori mi mandano in bestia. Scusate, scusate. È quello che ci ha fatto perdere diversi punti quest'anno. L'ultimo passaggio. Messias, Brahim Diaz, perché provi a fare nella tua metà campo un controllo col tacco? Pressione la squadra italiana. Arci Saponara fa anche filtrare il pallone. Ma male Gonzalez e Hernandez. A botta sicura. Ragazzi, qua finisce male. Qua finisce male. Dai, sti qua hanno perso 4 partite di fila. Che cazzo, dai. Oddio, c'è Leao. Aggancio vellutato di Leao che ora studia le opzioni. Si gira. Vabbè, arriva fino a casa tua se vuoi. Va, torna fuori, poi ritorna dentro. Cioè, sei bravo, sì, però cioè, giochi in 11. Cioè, facciamo a far gol da calcio d'angolo dopo tipo 6 mesi? No, non ci si fa. Se la classifica fosse non a punti ma a errori, ogni anno si vincerebbe il campionato a ottobre.
Ma a parte due sviste difensive clamorose che abbiamo avuto, io non posso neanche dire che stiamo giocando male. Però è sempre la solita storia: per far gol c'è da sparare agli avversari. Cioè, prossimo anno vediamo di cambiare registro su questo fattore, perché io non vi reggo un altro anno così, eh. Io non posso reggere un altro anno sapendo che quando arrivo a 3 metri dall'area 90% perdo palla. Teo Hernandez. Guarda in mezzo all'area di rigore. Bella parata di Terracciano. Che sì, vabbè, palla in terzo anello. Vai, che sì, scivola grande. Sì, tanto te ormai sei un capitolo a parte. Dai, sì. Bello. Ben Diaz, bello. Mette per Giroud. No, ragazzi, basta, per favore. Basta. Mi state portando i nervi, veramente. Mi state portando i nervi con queste. Tiri fuori dall'area. Poi arriva l'ultimo passaggio, va diretto al portiere. Veramente avete rotto le palle. Mi state facendo un campionato da sogno. Però del resto queste cose qua là davanti sono imbarazzanti, fatevelo dire. Bella. Dai. Adesso però c'è spazio per Brahim Diaz. Turn. Deve aspettare il pallone e non riesce a controllarlo. Però al di là dell'errore poi da dividere a metà, perché questa palla era un po' indietro di Brahim a Teo Hernandez. Teo al cross. Ve l'ho letto da Duncan, poi al limite cerca il destro Calabria. Calabria, ma porca puttana però, ma come cazzo tiri? Sei solo! Ma almeno cogli la porta! Mi fate dannare, veramente. Madonna Messias, sei... come mi fa nervosire! In mezzo a tre uomini dalla via! Raga, compratemi un esterno destro, prossimo anno, per favore. Bella, uno di recupero. Dai! Converge Messias. Fate Hernandez. Porca puttana, Teo! Passala! Tonali, che cosa di me. Va bene, basta. Che io Torino-Milan e Milan-Bologna l'ho già viste. Non ho bisogno di rivederle un'altra volta. Sveglia! Almeno voglio arrivare alla partita dell'Inter tranquillo. Ok, devo stare più calmo, tanto non ci sono io in campo. Devo stare più calmo. Milenkovic, bella. Brahim Diaz, non fare stronzate. Fiorentina è molto sbilanciata, quasi un 3 contro 3. Va da Giroud che prova a dentro. Leao, curva! Cosa ha sbagliato un Kuro? Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più a vedere certi errori davanti alla porta. Ma quale passo lungo lì, l'appoggi con la minchia in porta. Sei a 2 metri. Brahim Diaz ha sbagliato un altro pallone. Cioè è incredibile. Tocca 4 palloni, Brahim Diaz fa 5 errori. Cioè, hanno preso 4 gol dall'Udinese sti qui. Hanno preso schiaffi da tutte le parti con la Juve. Hanno perso a Salerno. Giroud lo ferma Amrabat. Bella. Che sì. Terracciano. Qualcuno diceva: davanti a me vedo tutto meno che quello che dovrei vedere. Rievoco la sua citazione 35 anni dopo. Bilancia ma non lo ferma. Fa Tonali. Tonali, bella per Hernandez. Fuori. Anche lui non trova lo specchio della porta. No, ragazzi, è la saga del circo! È la saga del circo! Il pallonetto. Adesso si è tirato fuori il pallonetto. Sto qui. Il pallonetto, incredibile. Oh, Krunic per Brahim Diaz e Rebic per Messias. Grazie, cielo. Grazie. Le alchimie. Grazie. Non ne potevo più. Ma ora il gol va fatto comunque. Ce la facciamo in 35 minuti a fare un gol. Uno. Bello. Rebic. La calcia fuori, c'era fuori gioco. Meno male c'era fuori gioco qua. Meno male c'era fuori gioco. Se no io prendevo questa scrivania, frullavo tutto di sotto. Che poi non era fuori gioco. Guarda come gioca male la Fiorentina. Come gioca male. Ha avuto un'occasione al quinto nel primo tempo. Non è neanche più entrata in area. Rebic, bello. Strappa, c'è Leo nel mezzo. Dagliela domani. 25 minuti per Ibra. Dai.
in campo. Riesce a gestirlo molto bene il centrocampista. Vai, vai Krunic. Bella, bella! Arrivato da sinistra. Rebic! Rebic! Salvano Terracciano e Igor. Ma c'era fuori gioco di entrare della Un altro fuori gioco. Stiamo facendo fare una partita da Oscar a Igor. Prendere questo rimane largo Biraghi, lo stile di Jack Bonaventura, vuole crossare Biraghi, l'unica opzione Biraghi, Maignan cosa ha preso, io non le voglio vedere queste cose, non le voglio vedere, abbiamo sbagliato di tutto. Ma se l'Inter gioca prima ci abbiamo troppe responsabilità addosso. Ma se l'Inter gioca dopo abbiamo troppe responsabilità addosso. Fate sto cazzo di gol. E che cazzo! C'è chi si affa- Fatelo finire sto campionato, per favore! Lungo, lui. Sì. Speriamo l'estate duri 12 anni! Entra Sottil per Saponara, pensate voi. Ma non al termine della domenica. Terracciano sbaglia! Terracciano sbaglia! E la sbagliamo anche noi! Leao! 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 Sì! Oh, sì! 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 E ha fatto la partita. Sì. Non so se è stata una deviazione. Sì. Sì. L'importante di questo gol. Sì. Ragazzo. Sì. 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 Costruzione. Sì. Arriva. Andiamo. Sulla sua andiamo. Non avrebbe andiamo. Cambiato né la traiettoria né andiamo ragazzi. Andiamo. Andiamo cazzo. Berardi, guarda e impara. Berardi, quella palla lì te l'ha data 10 metri avanti. Ah, non perde più tempo la Fiorentina adesso, eh. Bravi, bravi. Vi meritate che Teo rimanga 20 minuti a terra adesso. Vai, ha ammonito Bennacer. Per il 4 del Milan non lo prende. No, raga, questo è rigore. Raga, questo magari non lo fischiano, però è dubbio, eh. Intervento molto rischioso. Però questo a me non mi. Saranno 4 i minuti di recupero. A me questo pare fallo, eh. Sentiremo anche il parere di Luca Marelli. Dai, 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 dai! Biraghi dentro verso Maignan. È finita. È finita. Grazie Terracciano. Grazie Terracciano. E grazie Rafa soprattutto. Un'altra settimana da primi. Dai meno 3. Like, iscrizione, follow su Instagram Adriano _ Lippi. Grazie ragazzi. Bacione, forza Milan. Ci vediamo. Non ce la faccio più. Per Verona Milan.